La mostra è dedicata a un tema importante ma raro, l'arte sacra, ma l'arte sacra fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento. Abbiamo scelto con i curatori di creare un percorso di stile e di temi a partire dal papato di Pio IX fino ad arrivare alla vigilia del papato di Paolo VI. I due poli estetici si possono configurare con due capolavori dell'Ottocento, la Pietà di Van Gogh e l'Angelus di Millet. La parte finale invece si concentra su un altro capolavoro, in questo caso di scultura, la Via Crucis di Lucio Fontana. Quindi un passaggio di epoche che registra anche un forte passaggio di sensibilità. Non si poteva prescindere nel tracciare questo percorso artistico e storico da collaborazioni di carattere non soltanto tematico ma direi anche spirituale. La mostra naturalmente non è confessionale, è una mostra che approfondisce un tema che ha forti tangenze con la spiritualità. La stessa curia fiorentina, nella persona del cardinale Bettori, ha voluto aderire in maniera sostanziale a questo progetto e quindi si è creata all'interno dello stesso percorso, nel momento compositivo dello stesso, una dialettica molto feconda.